La memoria non si cancella, il nastro azzurro, l'ente che unisce le varie associazioni combattentistiche presenti nel nostro territorio, ha lo scopo di rinverdire quello che è accaduto in passato. Quest'anno lo sguardo del periodico che poi verrà distribuito nelle scuole pone la sua attenzione sul valore collettivo che unisce tutti quei centri della provincia che hanno conosciuto un ruolo specifico nell'ultimo conflitto mondiale. In Sala dei Grandi significativa la presenza dei sindaci dei comuni che sono stati insigniti della medaglia al valore militare e civile. Non ci poteva essere miglior contesto, visto che la provincia porta nel suo gonfalone la medaglia d'oro che venne concessa dall'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Silvia Chiassai non ha nascosto la sua emozione. Questo è il luogo idoneo per accogliere tutti i sindaci appunto, che insieme a noi appunto, oggi ricorderanno quel periodo storico e grazie al libro appunto, prodotto dal presidente del Nastro Azzurro verranno donati alle scuole, quindi un modo per tramandare i ricordi di una storia che naturalmente non devono più manifestarsi in futuro. Per il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, già presidente della provincia, l'esempio del valore collettivo deve aiutare a vincere anche la battaglia contro la pandemia. La memoria deve essere una cosa viva e quei valori che hanno animato la resistenza e che sono ricordati da queste decorazioni devono essere quelli che ci animano e ci guidano anche per uscire da questa pandemia che ha rappresentato un'altra vera e propria tragedia. Alla cerimonia era presente il generale Rossi, ex sottosegretario alla difesa, che è originario di Civitella della Chiana. Questo è un quaderno valoriale. Leggendo dentro traiamo insegnamenti che valgono non solo per noi, ma soprattutto sono quelli da tramandare ai giovani che hanno ricevuto in premio, diciamo, dalle generazioni passate l'attuale libertà e democrazia.